Arriva del Garda per la 18ª edizione di SIMS. Chiediamo al dottor Massimo Bersani di che cosa si tratta. Allora, il SIMS è il congresso internazionale di spettrometria di massa di ioni secondari. È una tecnica analitica, una delle tecniche analitiche più sensibili che esistono per il laboratorio, e riunisce quest'anno qui in Italia 400 delegati da tutto il mondo, appunto, per discutere degli avanzamenti e delle applicazioni di questa tecnica d'analisi della scienza delle superfici. Ci può fare qualche esempio di applicazioni pratiche? La spettrometria di massa nasce come tecnica analitica negli anni 60 e le prime applicazioni sono state di carattere geologico, in particolare nel campo aerospaziale e nel campo cosmologico. La successiva applicazione, diciamo, che ha dominato dagli anni 70 agli anni 90 è stata la microelettronica. Adesso, soprattutto nell'ultimo congresso, il tema più sviluppato ed il tema, diciamo, che va per la maggiore è quella della biologia, o quindi dell'applicazione di questa tecnica d'analisi della spettrometria di massa in campo biologico e in campo medico. Una conferenza internazionale, diamo un po' di numeri per capire l'entità di SIMS. Allora, quest'anno abbiamo registrato 400 partecipanti, che per la conferenza sono un ottimo numero, un numero in salita rispetto alle edizioni passate. E la distribuzione di questi 400, il 38% viene dall'Asia, e il 28% dagli Stati Uniti e il 34% dall'Europa. Diciamo, purtroppo, appunto, la rappresentanza italiana è abbastanza limitata e sono circa 20 persone, di cui la metà, appunto, provenienti dal nostro laboratorio. Che cosa offre il panorama della ricerca italiana in questo settore? Allora, la ricerca italiana in questo settore, come in vari altri, presenta dei punti di eccellenza, come il nostro laboratorio, gli altri laboratori coinvolti, cioè quindi il CNR di Padova e l'Università di Catania, ma, diciamo, dal punto di vista medio, confrontato con i numeri soprattutto presenti dagli altri stati, siamo sicuramente più indietro. Attraverso questi punti di eccellenza, appunto uno dei quali probabilmente il più importante in Italia è quello della Fondazione Bruno Kessler, riusciamo comunque ad essere presenti e ad avere, appunto, un'ottima rappresentanza a livello internazionale, anche se numericamente è meno rilevante che in altri paesi. We cannot actually compete with this Italian conference. We are very worried about it. Yeah. The food is very nice. Wine is very nice too. And scenery is excellent. Yeah. This one is like perfect. Very, very impressive. Excellent. Enjoyed very much. Science program and venue and all scenery things.
tourism. So, wonderful.